Ciao ragazze, bentornate in un mio video, io sono Carolina Chiari e oggi vi mostro le tendenze di questo momento. Tendenze primavera estate 2017 che potrete indossare da questo momento in poi. Per chi mi segue già da tanto sa benissimo che questo video è super utile per capire cosa potremo indossare in questi giorni. Invece se siete nuove del mio canale iscrivetevi perché posto video come questo una volta al mese o anche più di una volta al mese. Lasciate un mi piace se vi piace questa tipologia di video e per sostenermi ovviamente. Quindi mi raccomando, prendete appunti e iniziamo col video. Tendenza numero 1, super popolare, super di tendenza in questo momento che tutte dovremo assolutamente indossare, sono i fiori. Vi ho già parlato della tendenza dei fiori ricamati, ad esempio su trasparenze o su jeans o su qualsiasi cosa. Andate a vedere i video precedenti, mi raccomando, perché anche tutte quelle tendenze sono di moda adesso. In questo caso parliamo di stampe floreali che andranno tantissimo su, ad esempio, vestiti, oppure anche crop top o braletto, o anche su maglie top normali. Stampe floreali di qualsiasi tipo, come più vi piacciono, che più rappresentano la vostra personalità. Io vi mostro tre foto di questi casi che vi ho appena detto. Ad esempio vi mostro questa foto di ASOS, di questo vestito lungo molto molto bello con la schiena scoperta. Questo crop top bralette, questo crop top comunque floreale, in nero con questi fiorellini bianchi, stupendo, bellissimo, e carinissimo e perfetto per l'estate. E infine vi mostro un altro top semplice, off the shoulder appunto, perché off the shoulder top vanno tantissimo e dopo ne parleremo. E off the shoulder con questa stampa appunto di fiori di Urban Outfitters. A me i fiori piacciono tantissimo, ho qualcosina già nel mio armadio, ma sicuramente mi piacerebbe un maxi dress tutto floreale. Se avete dei consigli di maxi dress floreali che avete visto nei negozi, scriveteli sotto. Seconda tendenza che vi mostro sono gli off the shoulder dresses, appunto. Abbiamo parlato dei top off the shoulder poco fa, vestiti appunto con le spalle scoperte, come questo qui meraviglioso di Victoria Swing, che è un sito che non conosco, però comunque questo vestito che hanno a me mi piace tantissimo, è veramente il tipo di vestito che vorrei in questo momento, molto boho, molto coachella, sempre rimaniamo in questo stile. Oppure vi faccio vedere altre due alternative, una di rosegal.com, che lo sapete è un sito che a me piace tanto, un altro di ASOS, un po' più semplice, un po' più da spiaggia. Qualsiasi tipo di off the shoulder dress andrà tantissimo, si vedrà tantissimo, appunto sia per i look da spiaggia, sia per i look in città e sia per i look serali. Quindi se vi piace questo trend è il momento giusto per approfittarne e indossare i vestiti che vi piacciono di più. Terza tendenza, e forse vi dirò è la mia preferita di questo video, sono i printed romper. Praticamente sono delle tute con stampe di tutti i tipi, da floreale, da tropicale, a boemiano, a vintage, a un po' tribale, qualsiasi tipo di stampa. L'importante appunto è che sia una romper, una tuta con delle stampe. Molto 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 bella questa che vi voglio mostrare di withchic.com, appunto questo due pezzi che insieme è quasi una tuta. Se continuo a stare col computer su questa foto la vorrei comprare perché davvero è troppo bella, poi alla modella sta benissimo, chissà dal vivo, non so. Ragazze, a proposito, ho visto un video che mi è piaciuto tantissimo di una ragazza americana, credo, che faceva il try on $5 eBay dresses, ma bellissimo. Andate a vedere questa serie se non l'avete mai vista. Sto pensando di fare una cosa simile in versione italiana. Fatemi sapere, lasciatemi un commento dicendo sì, voglio questa challenge, perché è un po' una sorta di challenge. Tornando alle nostre tutine stampate. Allora, altre tutine che vi voglio far vedere sono questa qui di ASOS.com e anche un'altra di ASOS.com. Queste due sono altri due tipi di tutine molto molto belle, veramente super estive. A me questo trend piace tantissimo, come vi dicevo. Quarto trend che va di moda in questo momento e che andrà di moda tantissimo quest'estate sono i vestiti di lino. Praticamente vedrete dalle foto che vi farò vedere, anzi ve le mostro già così capite subito. Vi mostro un vestito di Withchic e due di ASOS.
Come forse capirete, se non lo capirete, sono quei vestiti in lino, appunto, in materiale lino, che sono molto estivi. Hanno quel non so che di leggerezza addosso, che è perfetta per l'estate. Questo di Asos lungo è molto molto bello, è particolarissimo. Anche il colore del vestito di With Chic mi piace tantissimo. Giallo senape, molto molto bello, che risalta un sacco l'abbronzatura. L'altro vestito ha la schiena molto scoperta, una schiena a V praticamente. Sempre di Asos, sempre molto bello anche questo, molto leggero. Che è la caratteristica di questo trend. Quinto e ultimo trend che vi mostro che va di moda in questo momento sono le gonne plissettate. Io vi mostro tre gonne di questa tendenza, tutte e tre di Asos. Una in nero che è molto molto bella, soprattutto come la indossa la modella, con una t-shirt grafica, una tracolla nera e i sandali. Sta molto molto bene e può essere indossata sicuramente sia di giorno sia di sera. Un'altra un po' più elegante, che è di questo rosa che sembra quasi in raso, molto molto bella. E l'ultima è più da spiaggia, più da rilassata, che è questa qui a righe azzurra e bianca. Molto belle tutte e tre, è una tendenza che vedremo tantissimo, che si è già vista in primavera ma anche d'estate continuerà ad andare. Il video delle tendenze per oggi ragazze si conclude qui, io spero vi sia piaciuto, se vi piace questa serie appunto vi ricordo ancora di lasciarvi un mi piace, pubblico circa 2 o 3 video alla settimana, iscrivetevi, entrate a far parte della nostra piccola famiglietta, famigliola, famigliuccia, e nulla, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.